di moderati. Molti di questi moderati non sono andati a votare perché l'altro dato, secondo me, molto significativo, e le vittorie del centrodestra, là dove ci sono state, per questo sono ancora più importanti. L'altro dato molto significativo è l'astensionismo, è lì che bisogna lavorare. Bisogna lavorare affinché appunto questi cittadini si sentano rassicurati da una proposta politica, da una proposta politica che del centrodestra, che sia una proposta concreta di fronte invece a quello che noi stiamo vedendo nel panorama invece romano, dove siamo stati abituati ad avere tutta una serie di slide, continuamente slide da parte del Presidente del Consiglio, che poi in realtà si sono tradotte molto poco in concretezza, sono state molto molto cambiate. A me colpiscono due cose dell'affermazione del centrodestra, che credo debbano essere le nostre linee guida per il futuro. Vorrei che Paola Frassinetti fosse seduta qui accanto a noi, perché così il centrodestra, così come è stato in queste elezioni amministrative e regionali, facesse vedere proprio tutta la sua concretezza e la sua forza, no? Mi hanno colpito due cose. Mi hanno colpito innanzitutto il fatto che ci sono state molte liste civiche, soprattutto liste collegate ai candidati governatori. Penso appunto alla lista Zaia, che ha preso il 23% in Veneto, penso alla lista stessa che ha appoggiato il candidato a Venezia, cioè le liste civiche, la lista Maroni in passato, cioè le liste civiche evidentemente hanno un'attrazione rispetto all'elettorato, e quindi io credo che sia molto importante Questo che il forse centro. dovrebbe anche far riflettere la politica, no? La lista civica, quindi più vicina al cittadino rispetto alla lista di partito, La no? lista, cioè questa commistione, che secondo me è importante, tra quella che è l'esperienza politica dei partiti e invece quella l'esperienza della società civile, che può essere rappresentata appunto dalle liste civiche, però liste civiche che sono collegate sempre a dei candidati governatori, nel caso di Zaia, che hanno dimostrato un buon governo. Quindi questo è un punto importante su cui che dovremmo collegare anche la legge elettorale, come diceva lei prima. E poi voglio ricordare che si è votato nel ballottaggio proprio nella domenica che ha preceduto il pagamento delle tasse TASI, TARI, e che credo che abbiano influito, cioè i cittadini sono molto completi. Tasse, uno, e in secondo luogo abbiamo visto tutti le immagini veramente sconcertanti delle stazioni di Milano, delle stazioni di Roma, invase dagli immigrati. L'accoglienza è sicuramente un dovere. Quella che io ho visto e che ho toccato con mano anche ieri sera passando nella stazione centrale, quello che io ho visto sostanzialmente, questa non è accoglienza. Quindi io credo che anche il fatto che questo governo non abbia dato delle risposte concrete, chiare ai cittadini in questi due ambiti, tassazione e immigrazione, sono due temi che hanno inciso molto, Allora, molto. prima di dare spazio alla nostra pubblicità, Barboni, si parlava prima della scelta delle persone. Il rinnovamento c'è stato all'interno del Partito Democratico con Renzi. Secondo lei la scelta dei candidati ha inciso, come ha dichiarato Renzi, realmente, concretamente, per quanto riguarda le amministrative, oppure il discorso deve essere fatto a monte? Cioè, cosa sta succedendo al governo centrale? Quindi il cittadino non ha più fiducia a livello proprio locale, quindi a livello poi quello tangibile, Barboni. Beh, la scelta dei candidati, ragionando con il senno di poi, è sempre facile dare dei giudizi e dare delle risposte. All'inizio i candidati sono stati scelti, sono stati questi. Noi i candidati li abbiamo scelti con le primarie, siamo andati a confrontarci con gli altri. È evidente che appunto il tema delle primarie, che è un tema forte all'interno del partito, ma che mi pare di poter dire che la stragrande maggioranza del partito vuole continuare a tenere. Tra l'altro mi pare sia un sistema che voglia essere copiato anche da altri gruppi, da altre forze politiche, per cui alla fine diciamo che i candidati che hanno partecipato a questa competizione elettorale hanno fatto il loro lavoro. C'è stato chi ha vinto, c'è stato ovviamente chi ha perso, e io direi che le dinamiche sono poco o non sono, sono legate al candidato in maniera non particolarmente importante. È evidente che
voglio dire, il candidato Cassona Venezia, che è di Venezia, è un po' una figura storica la stessa di Venezia, però abbiamo visto che non siamo riusciti a portarci a casa Venezia, quindi un altro candidato l'avremmo fatto, a dirlo adesso sarebbe facile, o sarebbe anche impossibile dirlo. Mi sembra poco serio fare un confronto su una situazione che ormai è andata oltre. Certamente, certamente il candidato è una figura importante all'interno oggi di una competizione elettorale, che, come diceva prima il senatore Centinaio, cioè non c'è più una, un'azione elettorale uguale all'altra, cioè oggi ogni sei mesi, se tu fai un'elezione, è un'altra storia tutte le volte che vai a fare l'elezione. Casalino, poi do spazio alla pubblicità. Casalino lascerà la trasmissione mezz'ora prima, ma ha avvisato in larghissimo anticipo. No, comunque riesco a rimanere fino alla fine. Ah, riesce? Ah, bene, meno male. Prego. Ma quindi sui candidati, tu mi dici le elezioni amministrative. Ma io vorrei... come dire, portare l'attenzione sul risultato nei cinque comuni dove sono andati al ballottaggio, per come sono fatte le elezioni amministrative oggi. Diciamo che difficilmente il Movimento 5 Stelle riesce, rispetto agli altri due schieramenti, ad arrivare al ballottaggio, ma quando ci riesce, come in questi cinque comuni, due in Sicilia e altri tre nel resto d'Italia, vince con percentuali da 64 al 70%, mi sembra un dato significativo. Lo fa, allora, evidentemente poi noi nelle elezioni amministrative, in particolare in quelle comunali, abbiamo la maggiore debolezza, perché evidentemente abbiamo, e questo è il tema appunto dei candidati e delle candidature, abbiamo ancora bisogno, essendo una forza giovane, credo la più giovane in campo, di crescere appunto delle persone sul territorio che possano essere riconoscibili in elezioni amministrative. Noi siamo molto forti, diciamo così, col voto a livello nazionale, lo siamo meno nelle elezioni amministrative, proprio perché come dire, dobbiamo individuare dei candidati sul territorio più riconoscibili, con più esperienza. Diamo spazio alla nostra pubblicità, tra poco Confido Diretto, vi aspetto.